Se stai pensando di trasferire i tuoi soldi all'estero per investimento, per tutela del tuo patrimonio o semplicemente perché ti stai trasferendo e vuoi capire come fare per agire in conformità alla legge, ho creato questo video apposta per te. Le autorità finanziarie dei vari paesi, in collaborazione tra loro, stanno affinando sempre di più con il tempo le tecniche per andare a scoprire i trasferimenti di denaro che avvengono illecitamente o semplicemente che avvengono in seguito ad attività che sono volte appunto a frodare il fisco e quindi a non pagare le tasse. Per contrastare questo fenomeno stanno attuando misure sempre più efficaci e quindi trasferire i propri soldi lecitamente posseduti e guadagnati senza rispettare tutti i requisiti necessari può far incorrere in sanzioni spesso pesanti. Se i tuoi soldi sono stati illecitamente guadagnati, trasferirli all'estero è un'operazione assolutamente legale, che richiede però la conoscenza e l'applicazione della normativa riguardante il trasferimento dei denari all'estero. In questo video andiamo a scoprire quali sono le tre modalità di trasferimento dei soldi all'estero. Sono Carlo Alberto Micheli, avvocato, fiscalista e fondatore di MyAccounting.it. Se vuoi rimanere aggiornato sulle tematiche fiscali e di sviluppo del tuo business, lascia un like, iscriviti al mio canale ed attiva le notifiche per essere avvertito di ogni nuova uscita. Prima di affrontare i tre modi per poter trasferire i tuoi soldi legalmente all'estero, voglio farti tre disclaimer principali. Primo fra tutti, la liceità delle somme. Quello che conta, quello che guardano le autorità finanziarie, non è dove tu metti i soldi, ma attenzione da dove questi soldi provengono. È inevitabile che dovrai mettere i tuoi soldi in un'attività lecita, ma il controllo viene sempre effettuato sulla provenienza dei denari. Quindi se i tuoi denari provengono da attività lecite, come ad esempio un'eredità, un patrimonio che è già posseduto, redditi da affitti perché magari hai degli appartamenti o degli immobili, reddito da lavoro o risparmi, in questo caso tu con i tuoi soldi potrai fare quello che vuoi e quindi sarà perfettamente legale trasferirli all'estero. Il secondo disclaimer riguarda invece la motivazione del trasferimento. È direttamente collegato al primo, cioè che significa? Che se i tuoi soldi provengono da attività assolutamente lecite, tu non dovrai giustificare per nessun motivo perché stai trasferendo questi soldi. Sono soldi tuoi, ci fai quello che vuoi. Se il loro impiego è lecito, provenienza lecita, impiego lecito, non dovrai giustificare niente a nessuno. Terzo disclaimer, l'operazione non si ferma con il trasferimento legale dei soldi, ma vi è un importante adempimento per i residenti in Italia che è il monitoraggio fiscale, argomento trattato sia all'interno di questo video che in altri video presenti sul mio canale YouTube. Come ti ho anticipato, esistono tre modalità per il trasferimento dei tuoi soldi all'estero. La prima modalità, che è la più comune e la più conosciuta, è il trasferimento telematico, che avviene attraverso gli istituti bancari. È la più comune, avviene attraverso un bonifico bancario da un conto corrente italiano ad un conto corrente estero, è immediatamente tracciabile e non necessita di alcuna comunicazione e di alcuna motivazione. Non necessita di alcuna comunicazione perché l'agenzia delle entrate, le autorità finanziarie italiane sono già collegate agli istituti bancari e quindi recepiscono le informazioni direttamente dagli istituti. Nel caso di trasferimento attraverso il canale telematico, attraverso il bonifico bancario, non vi sono neanche particolari limiti, è possibile trasferire qualsiasi somma di denaro. Per quanto riguarda invece le commissioni, bisogna fare una distinzione. Generalmente il classico bonifico SEPA all'interno dell'Unione Europea non ha commissioni diverse da un normale bonifico nazionale, cosa che invece varia nel caso di bonifico SWIFT, quindi di un bonifico fuori dall'Unione Europea, un bonifico extra UE. Allora in quel caso le commissioni possono variare da istituto ad istituto. La seconda modalità di trasferimento è invece quella dei money transfer. I money transfer che cosa sono? Sono istituti specializzati nel trasferimento. Tra questi si pensa al più famoso che è Western Union, ma vi è ad esempio anche World Remit, Paysend,
Tencent, TorFX e molti altri. Come funziona il trasferimento? Tu depositi o online oppure fisicamente i soldi in un punto vendita Money Transfer e il destinatario dei soldi potrà riceverli e ritirarli presso qualsiasi punto vendita in tutto il mondo. Anche in questo caso non vi sono particolari comunicazioni da fare. L'unico limite che c'è è che non si può trasferire più di 999 euro ogni 7 giorni. Le commissioni infine possono essere fisse o in percentuale e variano ovviamente da istituto a istituto. Nel caso di trasferimento di soldi, che comporta anche il trasferimento di valute, a mio avviso conviene sia per voci di costo sia per voci di cambio utilizzare servizi come ad esempio TransferWise. Terza modalità di trasferimento dei soldi all'estero è il trasferimento fisico dei contanti. In questo caso la situazione si complica, o meglio, la situazione si complica se voglio trasferire fisicamente da 10.000 euro in su, perché 10.000 euro è la soglia oltre la quale è necessaria una comunicazione all'autorità competente. L'autorità competente è l'agenzia delle dogane, ma anche la guardia di finanza. Sotto la soglia di 10.000, quindi fino a 9.999,99 euro, è libero il trasferimento fisico del contante e non sono necessarie alcune formalità, anche se può essere rischioso farlo più volte, perché in caso di controllo potrebbe essere richiesta appunto la motivazione e potrebbero essere avviate delle indagini. Se si può evitare il contante, è meglio evitare il trasferimento fisico dei contanti, perché comunque porta con sé tanti rischi, oltre alla perdita, lo smarrimento e il furto, anche rischi connessi alle comunicazioni fiscali. La soglia di 10.000 euro è la soglia che determina l'obbligo di determinate dichiarazioni. Sotto non c'è nessuna dichiarazione da fare e quindi il trasferimento è senza formalità. Ovviamente questi soldi devono avere una provenienza lecita e non provenire da attività di lavoro non dichiarate o da attività criminali. Se invece voglio spostare da 10.000 euro in su, vi è l'obbligo di rilasciare una dichiarazione alle autorità competenti, agenzia delle dogane o guardia di finanza. Questa dichiarazione, che è da fare entro 48 ore dal trasferimento e soprattutto prima di passare la frontiera, deve contenere, oltre alle generalità, quindi tutti i dati personali del trasferente, anche la provenienza di questi fondi, quindi da dove provengono questi fondi va messo nella dichiarazione, e il loro possibile ed eventuale impiego, quindi per cosa verranno utilizzati. Che cosa succede se non presento questa dichiarazione? Se non presento questa dichiarazione vi sono delle sanzioni. Sanzioni che vanno dal 10 al 30% per la parte eccedente 10.000 euro, se questa parte non supera 10.000. Ad esempio, io trasporto 15.000, non faccio la dichiarazione, su 5.000 euro prendo una sanzione dal 10 al 30%. Se invece trasporto più di 20.000 euro, quindi l'eccedenza rispetto al limite di 10 è maggiore a 10.000, in quel caso la sanzione va dal 30 al 50% dell'importo trasferito. Sanzioni quindi molto molto alte. Infine, come argomento conclusivo, vi sono per i residenti in Italia gli obblighi fiscali conseguenti al trasferimento di soldi. Ho trasferito i soldi correttamente, sono residente in Italia, non finisce qua. Ho l'obbligo di compilazione del quadro RW in dichiarazione dei redditi, che è il quadro sul monitoraggio fiscale. Il monitoraggio fiscale è l'obbligo di monitorare tutte quelle attività che sono suscettibili di produrre un reddito, indipendentemente dalla produzione del reddito o meno. Per ogni conto corrente estero, se si superano i 15.000 euro, anche solo una volta nel corso dell'anno, vi è l'obbligo di monitoraggio fiscale. È bene sapere poi che oltre al monitoraggio, che è un'indicazione nel quadro RW, vi è poi il pagamento di imposte, l'imposta di bollo sui conti correnti esteri, qualora si superi una giacenza media di 5.000 euro. In questo caso l'imposta è in misura fissa ed è pari a €34,20, nonché il pagamento dell'IVAFE, che è l'imposta sul valore delle attività finanziarie estere, per tutte le attività finanziarie estere
nella misura di un'aliquota pari al 2 per 1000. Gli obblighi fiscali quindi consistono nel monitoraggio, quadro RW, che assolve a questa funzione di monitorare attività suscettibili, ma che assolve anche alle funzioni di determinare l'IVAFE quando è dovuta e di determinare l'applicazione dell'imposta di bollo. In descrizione al video, unitamente a tantissime risorse utili alla tua attività e al tuo business, ti lascio i link per entrare direttamente in contatto con me. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, iscriviti al canale, attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato sui miei nuovi contenuti e condividi questo video con i tuoi amici. Ci vediamo al prossimo video.